Ciao a tutti ragazzi, allora vi avevo promesso quest'altro video, il secondo video di giornata per parlarvi del lato politico di queste 24 ore legate al calcio italiano. Vi chiedo subito scusa perché probabilmente sarà più lungo questo del video post partita, ma è bene mettersi in testa che qui, in questo video qua, non parleremo di Juventus-Napoli. Questo video non è sulla Juve, non è sul Napoli, non è su Juve-Napoli, è sulla Serie A, è sul nostro calcio. E se noi amiamo questo sport, se ci siamo innamorati davvero di questo sport, certe cose le dobbiamo comprendere, assorbire, lasciando da parte il nostro colore, la nostra fede, il nostro tifo. Questo ragionamento va reso universale per tutti, perché qui si rischia di far saltare il banco, qui si rischia di far saltare il calcio. Quindi lasciate stare la vostra squadra del cuore. Lasciate stare tutto quello che è successo alla vostra squadra del cuore in queste ore. Focalizziamoci su quello che è accaduto alla Serie A. Perché oggi abbiamo assistito a una giornata giocata metà sì e metà no, in cui hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno. Hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno. Perché nel momento esatto in cui non ci sono regole chiare e precise, salta. Il campionato diventa falsato. Per questo che oggi vi dicevo che il campionato era falsato. Se c'è un regolamento che viene preso e poi non lo rispettiamo, poi un po' lo rispettiamo, poi non lo rispettiamo, questi sono i risultati. L'Inter alle 12:30 era al Dall'Ara contro il Bologna che non poteva partire perché un ASL ha ritenuto inadatta la posizione del Bologna di disputare una partita di calcio. Quando poi l'Hellas Verona, poche ore dopo, con lo stesso numero di positivi se non di più, ha giocato contro lo Spezia. Stiamo parlando di una partita, quella dell'Inter alle 12:30, che non si è disputata quando alle 13 poi la Lega Serie A ha messo fuori una regola al contrario, all'opposto, che avrebbe poi obbligato il Bologna a giocare invece. Perché in questo momento hanno fatto un protocollo, che banalmente è lo stesso protocollo dell'anno scorso, il famoso protocollo chiaro di Juventus-Napoli. Quando si diceva che il Napoli sarebbe dovuto andare a giocare perché c'erano tot giocatori in movimento, tot portieri, i positivi erano uno, due, quanti erano? Un, due, e quindi non c'era il rischio. Hanno ripreso il protocollo e l'hanno messo quest'anno. La cosa fa ridere perché se ci aggrappiamo ai provvedimenti che avevamo preso un anno fa, con un anno di pandemia in più, in cui avevamo tutto il tempo di metterci a tavolino e studiarne magari anche uno migliore, e soprattutto con una campagna vaccinale con quasi 3 dosi di vaccino in mezzo, ci rendiamo conto di quanto ancora più faccia ridere. E se ci rendiamo conto che addirittura questo regolamento è stato messo, ufficializzato dopo l'inizio della giornata, quando poi alcune partite ormai erano già state rinviate, ma non si poteva fare più niente perché alcune squadre non erano partite, lo stadio non era pronto, non si potevano giocare, ma in realtà si potevano giocare. Ora la Serie A dice di fregarsene delle ASL perché si va in campo sempre. Finché ci sono 13 giocatori, si va in campo. Si può attingere anche dalla primavera. Esattamente il protocollo dell'anno scorso. Che però, quando poi vai a violare, vai a creare un precedente. E quindi giustamente le squadre si attenevano alle ASL, cosa che hanno fatto anche oggi. Il problema è che poi ogni ASL ha la possibilità di decidere in maniera indipendente rispetto a un'altra. E qui si crea il discorso, qui si crea il problema, perché quando viene a mancare l'uniformità di giudizio, allora è un casino. Se il regolamento per me vale per te no, per te sì, per te no, per te sì, per te no, per te sì, per te no, e poi valutiamo a seconda del momento, non stiamo seguendo tutti la stessa regola. In questa giornata ci sono stati troppi casi, troppo diversi l'uno dall'altra, e anche quei casi simili sono stati risolti con decisioni opposte, andandosi a creare altri precedenti. Quando ci sono troppi precedenti che costano, ecco che la frittata è fatta. E soprattutto sottolineo ancora una volta come il ritardo colpevole nel cercare di mettere fuori una regola quando sapevamo benissimo che era una situazione di emergenza, è stata messa dopo l'inizio delle partite. Oh, che bello! Quindi non atteniamoci soltanto alle decisioni di 1 o 2 anni fa, perché quelle decisioni di 1 o 2 anni fa non possono valere oggi. È impossibile aggrapparsi ai precedenti degli altri anni, proprio perché, capisci? La situazione di emergenza di quando parte la pandemia e quindi devono comprimere tutte le squadre. Ok, l'anno scorso hanno adottato un protocollo
che è saltato alla terza, quarta, quinta, sesta giornata di Serie A e poi si è andato avanti a caso, senza tutela per il tifoso, mai. Quindi questo è un discorso che coinvolge tutte le squadre. Quindi è inutile dire però quella lì ha ragione, quella lì ha torto, quella lì ha ragione, quella lì ha torto. No, perché a seconda dei provvedimenti che sono stati presi in questa giornata nessuno può aver ragione, nessuno può avere torto. Questo è il discorso generale che riguarda la Serie A e spero che tutti i tifosi di tutte le squadre possano essere d'accordo con me su questa situazione di difficoltà che si è venuta a creare. Ora invece mi metto la maglia della Juve e vado ad analizzare la situazione specifica di Juventus-Napoli. Perché, per quanto mi riguarda, nel momento in cui un ASL decide di interrompere 2, 3, 4 partite come è successo oggi, allora non ha senso giocarne più neanche una. O tutte o nessuna. Uniformità di giudizio. Però sottolineo anche che nel momento in cui una squadra ha 3 giocatori in quarantena, perché dal regolamento del 31 dicembre 2021, se un cittadino, non un calciatore, un cittadino in possesso di 2 dosi di vaccino entra in contatto con un positivo, non ha più il dovere di fare il tampone, ma se il vaccino, la seconda dose, è stata fatta 120 giorni fa o più, ha 5 giorni di quarantena. Non ditemi che entra in vigore dal 10 per i calciatori, perché quello è un regolamento che va a visionare i giocatori senza vaccino, i cosiddetti calciatori no vax. Quindi stasera, in teoria, quei giocatori lì del Napoli erano in quarantena. Poi che la Lega Serie A oggi abbia detto di non prendere in considerazione i provvedimenti delle ASL, ora vediamo se questo pezzettino di regolamento buttato fuori dalla Lega Serie A coinvolge il discorso che i giocatori non possono partire o anche questo specifico, perché questi giocatori non solo non potevano giocare la partita, ma non potevano nemmeno essere presenti a Torino. Ci rendiamo conto che non potevano essere presenti a Torino questi calciatori e crei un nuovo precedente che altre squadre potrebbero utilizzare più avanti? Ora, io lo dico proprio tranquillamente, io mi attengo al campo, io ho visto il campo, Juventus e Napoli hanno pareggiato 1-1, non chiedo la revisione del risultato, non chiedo il 3-0 a tavolino, non chiedo queste cose, ma pretendo dalla Juventus che vada fino in fondo, che cerchi risposte a questa cosa qua. Perché veramente qua andiamo fuori dal calcio, qua andiamo sulla legge, qua andiamo sul discorso che un cittadino qualunque avrebbe delle ripercussioni. E se il Napoli ha ragionato dicendo che al massimo avrebbero fatto una multa a questi calciatori, si devono vergognare, perché nel comunicato dell'ASL c'era scritto di rispettare la sicurezza, di prevenire le situazioni difficili, di attenersi ai regolamenti. Se giochiamo mantenendo che al primo posto ci deve essere la salute, questi giocatori, per legge, non potevano giocare né essere presenti a Torino. È questo che mi fa incazzare, non c'entra niente il campo. Quindi io spero che la Juventus vada nelle sedi opportune a fare casino affinché vengano puniti i calciatori e chi ha permesso ai calciatori di essere presenti, e non con la multa, perché non sono i soldi che mi interessa che vadano a sborsare queste persone. Sono procedimenti privati che possono anche diventare procedimenti penali, perché qua stiamo scherzando con una pandemia in cui sono morte milioni di persone nel giro di 2 anni per giocare una partita di pallone. Allora, dal momento in cui si decide di andare avanti col campionato, si mette in chiaro che quello è il regolamento e quello si segue. Non è che tutte le volte tutte le squadre possono prendersi su e fare una roba diversa l'una dall'altra. Non esiste questa cosa. Non può esistere questa cosa. Siamo in un paese civile, in cui si seguono le regole. E i tifosi del Napoli che mi vengono a rispondere dicendo l'anno scorso abbiamo seguito l'altro, non andava bene, quest'anno non abbiamo seguito, non andava bene. Non avete capito niente. Non ci avete capito nulla. Nulla ci avete capito. Nulla di niente. Devo star qui a spiegarvi una roba ovvia? Ma state scherzando, state dicendo davvero? Questa roba è gravissima. E non perché si gioca a pallone, non me ne frega niente, mi tengo stretto l'1-1, che il campo ha decretato come giusto. Ma queste persone devono pagare. Queste persone devono pagare. Perché non può scappare. Si parla di una situazione civile. Per ognuno di noi, che se sul lavoro fosse successa una cosa del genere a noi, ne avremmo pagate le conseguenze. Ed è giusto che le paghino anche loro. Perché i calciatori non sono privilegiati, eh?
ve lo dico, ve la butto lì, i giocatori non sono privilegiati. Già fanno uno sport fantastico, uno stile di vita allucinante, un conto in banca di livello, devono anche essere privilegiati a livello legislativo, a livello giuridico, a livello di salute. Per quale diavolo di motivo? Perché, scusatemi, cosa sono in più di me? Sono meno pericolosi di me? Sono più pericoloso io di loro a trasmettere il virus? Quindi le regole per loro sono un conto e per me no? Per quale motivo? Spiegatemele queste cose, perché non mi risulta. Da vergogna, il fatto che abbiano giocato tra giocatori che erano in quarantena. Da vergogna. Concludo dicendo che non dovete soffermarvi su questa giornata. Quando dico campionato falsato, la gente mi dice è eccessivo dire campionato falsato per una giornata. Sì, il problema è che in questa giornata hai creato tantissimi precedenti e la devi guardare sul lungo, perché tutti questi precedenti torneranno fuori prossimamente. Ve lo garantisco, guardate, ve lo giuro adesso. Mettete in conto che giocheremo un ritorno, un girone di ritorno, in cui ognuno avrà diritto a fare quello che vuole. Perché tanto il protocollo c'è, è questo qui, ma vedrete che salterà fuori un modo per aggirarlo ancora una volta con l'intervento di un altro organo che potrebbe impedire la possibilità di far giocare. Ma vedrete, ma siete davvero convinti che adesso che è uscito questo protocollo tutte le partite si disputeranno, non ce ne sarà più nessuna rinviata per Covid? Se siete convinti di sì, vivete nel mondo delle favole. Ragazzi, mi dispiace, vivete nel mondo delle favole. Abbiamo delle società in Serie A in cui non gioca, le partite non partono senza nemmeno comunicare chi è positivo. Scrivendo solo ne abbiamo 10, non possiamo venire, abbiamo 10. Chi? Boh, non si sa. Se per voi questa è una cosa normale, questo è un problema veramente del nostro calcio. E qui rischi davvero di far saltare tutto il giochino, che negli ultimi anni ha subito tanto a livello economico. Poi se ci mettiamo a fare anche queste figure qua, all'estero ci guardano e dicono questi qui sono dei trogloditi. E fanno bene a pensarlo. Abbiamo fatto una figura di merda colossale, colossale, senza precedenti.